Sarà disponibile dal mese di novembre anche la versione ibrida della Q5, ordinabile però già a partire da luglio a un prezzo di 56.800 euro. Sviluppata sulla base della 2000 TFSI, affianca il 4 cilindri da 211 cavalli ad un motore elettrico da 54, per un dispiegamento complessivo di 245 cavalli e una coppia massima di 480 Nm. Esternamente, targhette a parte, identificare il modello come la verde di famiglia risulta piuttosto difficile. All'interno dell'abitacolo la strumentazione accoglie, al posto del classico contagiri, un indicatore per essere costantemente aggiornati sulla propulsione utilizzata. Secondo le dichiarazioni ufficiali, la Q5 Hybrid viaggia fino a 3 km in modalità elettrica, purché la velocità venga mantenuta costante a 60 orari. Per il resto, il propulsore a zero emissioni supporta il termico in fase di accelerazione, fornendo la massima spinta. La velocità arriva a 225 orari, con accelerazione a 100 che si risolve in 7,1 secondi. In fase di rilascio e di frenata, il sistema recupera energia ricaricando le batterie. L'apporto del motore elettrico riduce il consumo combinato a 6,9 litri per 100 km e le emissioni di anidride carbonica a 159 grammi per chilometro. Anche in versione ibrida, la Q5 conferma le sue doti di maneggevolezza. L'assetto è stato ribassato, ma nonostante questo le sospensioni rimangono piuttosto morbide con l'auto che segue dolcemente i comandi del guidatore.